È la provincia più alta d'Italia. Da più di 3.000 anni sovrasta la Sicilia. Inespugnabile e per questo ambita da tutti i dominatori che hanno attraversato l'isola. Questa è Enna, nata da un arcaico insediamento, le cui popolazioni celebrarono la fecondità, assimilandola alla dea greca Demetra ed infine a Cerere. È terra emersa questa aspra rocca, come testimoniato dai fossili che affiorano nelle rocce intorno all'antico lavatoio. La parte più alta della città è un promontorio che si affaccia sulla profonda valle che la divide da Calascibetta. E sul picco più alto, il castello, che ancora oggi si mostra come lo edificarono i Lombardi, provenienti dalla Gallia, che qui giunsero al seguito di Adelasia, la terza moglie di Ruggero I di Sicilia. Ma per risalire ai primi insediamenti dell'area, bisogna scendere a valle. Intorno al lago di Pergusa sono stati rinvenuti resti risalenti al Neolitico. Oggi c'è un rinomato autodromo che dal 1951 ospita importanti manifestazioni di sport motoristici e divide lo spazio con un'oasi di incommensurabile bellezza, oltre che essere meta degli amanti del jogging. Tornando ad Enna Alta, avrete la possibilità di stare nell'esatto centro geografico della Sicilia e rappresentato dall'obelisco eretto con il contributo del Rotary, che troneggia su di un panorama mozzafiato. In uno dei tre parchi cittadini è visibile una torre federiciana, edificata sui resti di un castrum romano o bizantino. Poco più a valle, dal belvedere, si svela l'Etna. Piazzette e chiese si susseguono nel centro storico, da non perdere quella dedicata a San Marco, sorta sul luogo che ospitava la sinagoga ed ornata dagli splendidi affreschi di Giovan Battista Vitale. Ma è nella settimana di Pasqua, il Venerdì Santo, che Enna regala al turista uno spettacolo unico. Oltre 2.000 incappucciati appartenenti a tutte le confraternite cittadine scortano il Cristo e l'Addolorata al Duomo, in una processione suggestiva e struggente. Momenti di rara emozione che solo questa terra può offrirvi. Buon viaggio!